Buongiorno a tutti, bentornati. Allora, cambio di programma. Sono ancora in tempo, direi che l'ultimo giorno per la raccolta, per la semina del riso. E ho deciso di piantare quello invece che la soia, anche perché effettivamente il riso mi darebbe poi la paglia. Avrei la possibilità di cominciare a raccogliere la paglia e quindi portare avanti il discorso degli animali, cosa che la soia non mi permetterebbe. Allora, se non ho capito male, bisogna procedere a allagare il terreno, perché come dice il proverbio, il riso nasce nell'acqua e muore nel vino. Allora vediamo se si riesce. No? Apri acqua. Ah, ho capito, aspetta un attimo. Ok, vedete che si chiude la paratia. Forse. Dio, è proprio una scheggia. Adesso qua dovrebbe allagarsi, teoricamente. Vediamo. Sì. Si è allagato. E quindi adesso si può procedere alla semina vera e propria, che però prima devo andare a prendere un po' di semi. Allora, a meno che devo controllare, intanto prendiamo il trattore e... ok, dov'è? Ah, ma io quanti mezzi ho? Eil, scappata la marcia, la frizione. Vediamo se è rimasto dentro qualcosa qua, ma non mi sembra. Allora, devo tirare via però prima l'erpice, che in questo caso non mi serve. Allora, dai! Norsten? No, non voglio collegare a Norsten. Non mai. Ok. Forse no. Sì. È un po' macchinoso. Discorso probabilmente dovuto al fatto che la mod non era stata pensata per lo sgancio manuale, quindi si sovrappone un po'. Però dai, abbiamo risolto. Adesso vediamo di procedere spediti, perché siamo un po' in ritardo. Abbiamo collegato. No, non
non c'è dentro niente. Semi di soia, riso, ok. Allora, direi che bisogna andare a prendere direttamente, vado direttamente con la seminatrice, dai. Consorzio, e poi andiamo a seminare. Certo, sarebbero volute le ruote, quelle dentate, quelle specifiche per le risaie, ma non so come metterle. E qua bisognerebbe intervenire sulla mod e compagnia bella, ma purtroppo ragazzi non ho le competenze. So che qualcuno l'ha fatto, Mark Pintus, che saluto a caso mi venga a vedere questo video, che l'ha fatto, ha montato le ruote dentate, non mi chiedete come, ma è riuscito a farlo. Allora, semi, allora qua letto. Per baseball, quel riso non c'è, cotone, no, queste non le posso usare, devo prendere singoli sacchi. Allora andiamo ai singoli sacchi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dovrebbero forse bastare? Non lo so, però vediamo. Apriamo e cominciamo. Carichiamo la seminatrice. Uno. Due. Sono circa 50 unità di semi per sacco, quindi mi sa che per evitare problemi li comprerò abbastanza fino a che è pieno, per evitare di dover tornare indietro. Dopo magari nei tempi morti farò un po' di scorta lì in fattoria. Guardavo se c'erano direttamente i bancali di riso, ma c'è modo. Ecco l'ultimo, vediamo quante ne sono andati dentro. Circa la metà, no, secondo me non è abbastanza, devo comprarne ancora. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, sperando che così siano abbastanza, dai. Non so quanto ne va oggettivamente, quanto ne consuma, pertanto poi non va perso, dai.
questo l'ultimo. Perfetto, copriamo. Perfetto. Cambiamo gamma. E fiondiamoci in risaia. Che non c'è molta strada da fare. Circa 72%, buono dai. Guardate intanto, lo vediamo sperando di non affondare troppo. Oh sì. Oh, questa è una velocità. No dai, va abbastanza bene. L'acqua non è profonda, non è troppo profonda. Già un po' di erbacce in giro qua, L'unica cosa è che sono un po' in ritardo con la semina. Spero che non ci siano problemi. Ancora un po' titubante per il discorso della paglia. Beh, il problema se uso l'imballatrice poi non so come triturare le balle, trinciare le balle, insomma minuzzarle. O usare il fienile e non proprio non usare l'imballatrice, cosa che però fattibile, più realistica, ma poco consono agli anni. Negli anni 80 comunque le balle di fieno già c'erano, si usavano. Però mi domando onestamente, dal punto di vista pratico, una volta mi ricordo le ballettine quelle piccoline, come le gestivano poi? Se le aprivano poi a mano? Cioè, dovrò chiedere se c'è qualche agricoltore qua in zona, magari qualche che può aiutare, o se riuscite a aiutarmi voi, se magari avete genitori o che parenti che sono agricoltori negli anni 80, se si ricordano come venivano gestite poi le balle una volta portate in cascina, ok, ma agli animali poi venivano usate come? Quello che vorrei capire, se c'è un modo di replicarlo anche qua nel gioco. Più di mod non ne ho trovate. Mi ricordo che c'erano i caricatori, quelli per l'erba, per il fieno, me li ricordo, e lì poi veniva semplicemente messa nel fienile. Si faceva
sempre. Però con l'arrivo delle balle il discorso probabilmente è cambiato. Ma prima delle balle, quelle rotonde, c'erano quelle rettangolari, quelle piccoline. Probabilmente veniva fatto tutto a mano, veniva tolto lo spago. Tanti saluti alla balla. Il problema è che qua nel gioco questa cosa qua non si può replicare. Allora, controlliamo i consumi qua. 65, sono partito che ero 72. Ero 72 e ho fatto 3 passate. Non so, non credo che sia abbastanza. Non credo sia abbastanza per gestire tutto il campo. Però in giornata sicuramente dovrei riuscire a finire. Tagli non ha assolutamente problemi nonostante la presenza dell'acqua. Non si fa mica intimorire lui da un po' di acqua. Allora, quelle piante qua che danno un po' fastidio, oggettivamente, però dai, sono belle, lasciamole lì. Ci giriamo intorno. Allora, poi devo ricordarmi di tenere controllato l'erba che ho tagliato, se si sta seccando bene non dovrebbero esserci grandi problemi. Meno meteo sembra tenere. La temperatura non è in realtà altissima, quindi il sole c'è ma non scalda effettivamente tanto. Anche se perderò magari un pochino di quantità di fieno, dovrei avere comunque abbastanza, sicuramente almeno per una stagione, per un anno, cioè fino alla prossima estate, che adesso non siamo ancora neanche in estate, quindi almeno per passare l'inverno. Anche se dovesse piovere poi d'estate, almeno un po' avrei una piccola scorta, almeno era quella la mia intenzione. Per il resto devo programmare bene poi tutte le varie lavorazioni per evitare di avere o troppo o troppo poco, e dovrò trovare qualcosa da fare per il periodo invernale, quando oggettivamente ci sarà meno, molto molto meno da lavorare. Devo trovare qualche attività complementare
stavo guardando con attenzione il discorso eventualmente del miele. Ho visto che ci sono delle mode per la produzione del miele. Potrebbe diventare un qualcosa di interessante. Dovrò studiarmi con cura tutto per capire se vale la pena o meno. Tra l'altro poi bisogna vedere, ragazzi, se la metti trebbia, diciamo, della FAR, quella che ho lì in fattoria. Non so se l'avete vista nel primo video, nel video introduttivo, quello insomma del dove presentavo tutti i mezzi. Sono curioso di vederla in azione con i Fiat Agri qua. Non ha un grande raggio d'azione, ma su quei macchinari di una volta, poca elettronica, quindi meno rogne. Però qua il campo è più corto, là è un po' più lungo, quindi no, dovrò andare sicuramente a ricaricarla, andando un po' a logica. Allora qua andiamo in fondo, ci giriamo direttamente lì in fondo. Guardate che bello l'effetto dell'acqua nei campi. Ci sarà al momento della raccolta, bisognerà appunto vuotare tutta l'acqua e poi si procede a raccogliere il riso con come se fosse poi effettivamente grano, che quindi da quel punto di vista lì cambia poco. Direi che per il momento adesso devo solo andare avanti a lavorare qua, non c'è molto altro da dire. Sono 12:30, quindi sì, sicuramente in giornata ce la faccio, anche perché se no poi vado a finire fuori tempo massimo per la semina.
frattempo mi raccomando, se avete suggerimenti, consigli, o semplicemente se vi è piaciuto il video o l'idea di fondo, ricordo sempre mi piace qua e là. Se riuscite a buttarlo vi porta via meno di un secondo e gratifica un po' il sottoscritto. Sì, ce la fate. È gradito. Qua dove sono arrivato? Qua. Boh. Per il momento è tutto. Vi saluto. Ci vediamo alla prossima.